avuto con il Sorrento, Abbiamo e preso quattro poi gol. chiaramente la sua sfortuna, abbiamo perso 4-1, rigore, espulsione, eccetera, eccetera, e quindi era prima di Natale. Adesso l'abbiamo avuto prima di Pasqua, insomma, le feste ce le ha messe a posto, insomma. Ma vi farete sentire in Lega Pro? In qualche modo con il designatore parlerete, cioè avete già parlato ieri sera. Ecco, come avete protestato per questo episodio che a mio giudizio è gravissimo e ha fatto un torto enorme alla squadra granata, perché una vittoria ieri poteva significare sì un'ipoteca playoff, ma soprattutto valere il terzo posto in classifica generale. Sì, soprattutto il terzo posto, perché credo che di rispo di razza i playoff noi li pigliamo, perché abbiamo due partite in casa, due trasferte, di cui la prima, insomma, con una squadra che procede ad alti e bassi, che insomma non credo che, penso che possiamo andare a fare risultato tranquillamente a Ravenna, con tutto il rispetto per Ravenna, che tra l'altro è una piazza in cui sono stati 2 anni a lavorare, quindi conosco bene anche il calore dei tifosi ravennati, però noi abbiamo in questo momento la spinta, il treno è in marcia e quindi sarà difficile fermarlo, al di là del fatto che poi può succedere che episodi come il rigore di Verona e il rigore non datoci con l'Alessandria. L'unica cosa che stavo valutando è che ogni volta che alziamo la testa e che raggiungiamo una posizione di classifica invidiabile, succede che abbiamo 3-4 arbitraggi, uno più E allora? E dell'altro. allora con questo che vuoi dire? Che siamo più forti delle penalizzazioni, delle difficoltà economiche, degli arbitraggi e di tutti quelli che ci vogliono male. Però un punto a Verona, due in più contro l'Alessandria, stasera stavamo parlando di una Sì. situazione differente, no? Io credo che se quest'anno avessimo affrontato il campionato da tutti i punti di vista in altre situazioni, io credo che non so se lo diceva il Gubbio questo campionato, però Però chiaramente intanto bisogna non. fare i Volevo conti dire una cosa, direttore, con questa situazione. che credo sia importante. Direttore, buonasera, sono Rosa Miglia. Per quello che lei ha Buonasera, amico. detto, che purtroppo devo dire, la pensa in gran parte come tutti noi qui, che ci può essere anche questa considerazione di una società che è sull'orlo del baratro, dell'addio totale dalla scena calcistica. E allora perché non fate in fretta sia lei che lo schiavo per vedere se questa nuova cordata può entrare prima che si esauriscono queste quattro gare nelle quali noi possiamo diciamo, entrare nel novero dei playoff? Altrimenti se questa è la considerazione che la Lega tiene di noi, le possibilità diminuiscono perché già nelle ultime due gare su 6 punti la Salernitana ne ha perso 5, ne abbiamo preso soltanto uno, quello di ieri. Questo è grave. Sì, E allora perché non chiaramente. affrettiamo questo passaggio, che credo sia la cosa più Non può importante? farlo certo Nicola No, non lo Salerno. può fare, ma dico, c'è cioè, È lo chiaro che schiavo che ha questo è un elemento maggiore, ma importante, no, è importante perché forse se vogliono fondamentale in aspettare questo. di entrare nei playoff con questa situazione che c'è, se è quella che abbiamo detto noi è quella vera, e allora qui svaniscono le nostre speranze. Voglio dire, secondo me. Direttore, perché si perde tanto tempo per fare questo passaggio societario? Ce lo dica una volta per sempre in maniera chiara, se lo può dire, per l'amor Io di non sto partecipando in prima persona perché mi sono defilato, però sentendo un attimo quello che mi dice sia lo schiavo che le persone che in questo momento sono addette per cercare di trovare la soluzione, ovviamente ci sono le difficoltà dovute ai controlli della documentazione e poi effettivamente l'entusiasmo di chi deve entrare probabilmente può essere anche, secondo me, aumentato dalla condizione di classifica e dal potenziale campionato della Salernitana andrà a fare l'anno prossimo. Questa è una mia Orilia? opinione, ovviamente. Nicola, buonasera. Buonasera. Sammastellini, Nicola, tu quando dai una risposta a noi ci deve convincere. Allora Siamo quando già tu convinti. dici, ci stanno persone che non ci vogliono bene. Allora io vi dico una cosa, se i guai che ha fatto Lombardi è una cosa, se effettivamente poi gli arbitri, se poi è un'altra cosa. Voi dovete andare, come tu che sei uomo di calcio, come lo schiavo che è uomo di calcio, la società ormai non la teniamo. Ho detto prima che i stipendi, i giocatori li vogliono, però a questo punto loro
giocano con il cuore, stanno giocando, ci stanno mettendo l'anima, come voi ci state mettendo la faccia. Allora vi dico una cosa, Nico, voi a noi ci dovete dare una soddisfazione, voi dovete andare in Lega. Dobbiamo iniziare o non dobbiamo iniziare, dobbiamo finire o non dobbiamo finire questo campionato, perché qua mi sembra che è un complotto contro di noi. Farina, ma chi è venuto a fare Farina a Salerno? Chi è venuto a fare? Hai detto Nico, allora quando tu dici ci stanno persone che non ci vogliono bene, e allora noi dobbiamo pensare a quello che abbiamo detto. Ma hai fatto un nome importante adesso, perché ieri c'era Farina. Che è stata una prima partita. Che fa? Ci dà un zero a quest'altro, però noi comunque abbiamo perso 3 punti. Ecco, questo che dico io. Ma poi direttore, c'è un'altra cosa che lei l'ha confermato adesso, forse mi permetta, in buona fede, una stima di lei. Praticamente come stanno le cose, la Salernitana non dovesse andare in Serie B, se mai ci fosse una cordata, tutto questo andrebbe a farsi benedire, perché lei da come ha parlato, io ho capito ma questo. Lo Schiavo ha parlato anche di altre trattative possibili che potrebbero riaprirsi. Ma aspettano tutti che andiamo in Serie B prima, come stanno le cose. No, perché la Lega non ha questa certezza che poi possa subentrare una grande società. Quindi allora, nel caso non ha questa certezza, neanche la stessa. No, ma voglio dire, no, parlavamo di maltrattamento nei nostri riguardi, e potrebbe essere anche possibile questa ipotesi. Va bene, diciamo ipotesi per non dare dei numeri stasera. Ma se la Salernitana non dovesse approdare ai playoff e non dovesse vincerli, allora non la prenderebbe nessuno, siamo sinceri in questo. Ah, questo bisogna credo neanche a Salerno, ma allo Schiavo. Io allo Schiavo. Lo Schiavo, infatti io. Chi conduce la trattativa? Aurilia, prima di salutare Nicola Salerno, Nicola, anche perché c'è la pubblicità che incombe. Nicola, posso, scusami se ti do. Allora ti dico una cosa. Io so che cosa stai facendo tu per la Salernitana. Allora so che tu sei uno che in questo momento le cose li dici come li pensi, come faccio io. A questo punto, a noi tifosi, visto che questa è una trasmissione che comunque, al di là di tutte le cose su Sky la seguo, un sacco di tifosi, lo so, tu non mi puoi dire, cioè, però ci deve assicurare una cosa, che può influire questo arbitraggio sui nostri conti? Nico, parliamo, tu che ti senti? Che la società, a questo punto, che non mantengo i patti, cioè noi che possiamo aspettarci di quest'arbitro, vabbè Nico? Facci stare allora, un po' più. Dico una cosa, l'arbitraggio di Verona secondo me non ha dato l'impressione del complotto, perché se lui avesse voluto ammazzarci li poteva ammazzare prima. Io credo che lì è stata una serie di episodi che hanno condizionato un attimino la decisione dell'arbitro all'ultimo momento. E credo che anche il pubblico di Verona abbia condizionato quell'episodio. Questo arbitraggio di ieri, questo non mi ha convinto proprio, perché al di là dell'episodio del rigore che poteva anche non succedere, che è stato anche sfortunato, che da Aurelio ha fatto quella grande azione e stava mettendo quella palla in mezzo, è stato anche sfortunato, però sulle palle mezze e mezze, quelle là, secondo me, se andiamo a contare il computo dei falli subiti, dei falli fatti, è vero. Credo che abbia fischiato. Quello è il dato più preoccupante, forse. Direttore, mi scusi. I nostri giocatori diffidati. Quindi, direttore, allora anche lei, mi scusi, sono Di Francesco, anche lei quindi dei dubbi, se considera che al di là dell'episodio del rigore. Noi sappiamo che gli arbitri, se vogliono condizionare la partita, la condizionano soprattutto nei momenti, soprattutto a centrocampo, falli che casomai sono dubbi, ammonendo, come è accaduto ieri. Quindi anche lei ha dei dubbi. Ogni volta che Carlos era girato lo strattonavano, eccetera, poi noi recuperavamo palla, posizione corta. Appunto, anche lei ha quindi dei dubbi che questo arbitro sia stato anche imbeccato in questo senso qui? Non lo so se è stato fatto per sfavorire solo la Salernitana, magari anche per i rapporti che c'è, però noi l'abbiamo già avuto con Sorrento, insomma, lì non è che è stato proprio eccezionale come arbitraggio. Poi lasciamo stare la partita, anche se è stata una partita. Nemmeno la Salernitana fu eccezionale, però. Esatto. Nicola, a sentire questa settimana vi dovete far sentire, se non lo potete fare voi, non lo fate voi, lo facciamo noi tifosi. Io come CREP 2010, come presidente del CREP 2010, io farò un'istanza a qualcuno, perché noi comunque non possiamo
se non dobbiamo andare in playoff per demeriti nostri, e va bene, non ci andiamo. Ma se è per colpa di qualcuno, degli arbitraggi, io farò le cose che faremo. Stai tranquillo che noi non lasceremo niente. Non dovete trascurare niente. A questo punto non dovete trascurare. Direttore, qui insieme a noi negli studi c'è Elio Siano, calciatore che conosci molto bene. Innanzitutto Elio, se vuoi salutare il tuo ex direttore sportivo. Buonasera direttore. Ciao Elio carissimo. Buonasera. Hai saputo della tripletta a Caserta ieri di Siano? Sì, sì, certo. Anche perché lì gioca tuo nipote, giusto? Convivono tutte e due. No, convivono in senso condividono l'appartamento. Sì, sì. Condividono l'appartamento, sì. Hanno un grande rapporto, due ragazzi eccezionali. Stanno facendo un buon campionato, no? Siano lì. Sì. Vabbè, ma non avevo dubbi. Bene, grazie Nicola e naturalmente speriamo che sabato a Ravenna ci sia un arbitro all'altezza della situazione. Linea alla regia, c'è la pubblicità.